in questo numero del TG Giovani. Marco Mengoni ai giovani, il percorso di accettazione è lungo. Negli USA gli studenti entrano a scuola un'ora dopo. Sport ed educazione finanziaria, torna un campione per amico. Ciao a tutti, questa è Radio Immaginaria, siamo stati a Liverpool per l'Eurovision Song Contest, un contest musicale dove 37 nazioni da tutto il mondo si sfidano. Quest'anno a rappresentare l'Italia c'è stato Marco Mengoni con la sua canzone Due Vite. Noi l'abbiamo incontrato e abbiamo parlato un po' della sua canzone. Credo che il percorso di accettazione sia molto lungo e non so se veramente poi ci si arriva, però l'importante è lavorare sul trovare il balance fra queste due cose. E non a caso in questo pezzo io parlo proprio di questa relazione, della relazione anche del mondo dei sogni, che noi pensiamo siano delle cose un po' da sottovalutare, ma in verità ci danno il vero stato delle emozioni più profonde. Fare degli errori e fare degli sbagli è fondamentale, cioè gli sbagli sono fondamentali tanto quanto le cose che ovviamente facciamo bene nella nostra vita. Oltre a parlarci della sua canzone abbiamo parlato anche della sua adolescenza. Io ho avuto un'adolescenza non difficile, ma credo di poter usare la parola profonda. Mi sono fatto un sacco di domande, forse troppe. Sono un overthinker e lo sarò per sempre, perché fa parte del mio carattere. L'importante è accettare questi piccoli compromessi che tu hai con te stesso. L'accettazione è un percorso un po' più lungo. È un percorso che comunque fai durante gli anni e poi capisci delle cose. Già capirlo è metà dell'opera, e poi trovare un equilibrio in questo è ancora di più. Ragazzi, come ci ha detto Marco, certe volte è difficile accettarsi, ma ce la faremo. Da Radio Immaginare è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, io sono Marco e queste sono le tre notizie di questa settimana che non potete assolutamente perdervi. Iniziamo dalla prima. Fate fatica a svegliarvi presto la mattina? Pensate che negli USA hanno posticipato l'ingresso a scuola di un'ora per far dormire di più gli studenti. Questa decisione è stata presa dopo l'aumento dei casi dei ragazzi che soffrono di tristezza e depressione. Gli psicologi pensano che la mancanza di sonno sia la causa di questi disturbi, perciò credono che si debba entrare a scuola un'ora dopo. Fino ad oggi sono 9 gli stati americani che hanno aderito a questa iniziativa. Voi cosa ne pensate? E ora passiamo alla seconda notizia. Un 15enne italiano su 5 non sa leggere. Alle prese con una lettura di un brano, di un giornale, la lettura è troppo lenta, incerta o troppo veloce. A dare questo dato è l'Organizzazione della Cooperazione e dello Sviluppo Economico, che ogni 3 anni effettua un'indagine sulle capacità di lettura, matematica e scienze dei 15enni di mezzo mondo. Ed ora l'ultima notizia di oggi. È stata proposta una nuova legge, cioè di vietare ai neopatentati sotto i 21 anni di accompagnare più di un passeggero da mezzanotte alle 5 del mattino. L'obiettivo è quello di evitare gli incidenti nel weekend, soprattutto il sabato sera. Queste erano le 3 notizie di questa settimana. Da Radio Immaginaria è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao! Dal tennis al calcio, dal volley al rugby. 4 sport e 4 campioni. Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchette e Martin Leandro Castrogiovanni sono i protagonisti della 22esima edizione dell'iniziativa Un Campione per Amico, affiancata da Banca Generali. A partire dal 10 maggio, oltre 10.000 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia saranno coinvolti in un grande evento nazionale dal carattere sportivo-educativo. Tennis, rugby, calcio e volley saranno le discipline in cui i giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di sport e di vita. Differenziamo le attività che non sono di ricerca né tantomeno di talenti, ma di ricerca del massimo sorriso da andare a tirare fuori da questi bimbi. Banca Generali, Campione per Amico, a questi campioni del mondo che riescono ad entrare in campo su queste 10 città meravigliose, splittate nella parte ovviamente primaverile, ma anche nel rientro del back to school. Sì, io insieme ai miei 3 compagni di avventura, che sono Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castagiovanni, giochiamo con tutti i bambini delle scuole elementari e medie, è una grande festa in piazza, coinvolge tutta la città e logicamente la verità è che ci divertiamo anche noi. Banca Generali per il 12° anno consecutivo affianca la manifestazione. I manager sul territorio parteciperanno a incontri con le classi sull'educazione finanziaria. L'obiettivo di questa iniziativa per noi è portare in piazza prima di tutto
dei ragazzi, lo facciamo ormai da 12 anni insieme a quattro grandi campioni, con l'obiettivo di portare da un lato il concetto dell'educazione finanziaria, ma dall'altro lato usare la metafora dello sport per cercare di avvicinare e rendere, diciamo così, in parallelo quello che rappresenta un po' lo sport come bellissima metafora della vita. Raggiungere degli obiettivi, darsi degli obiettivi, lavorare per poterli poi raggiungere, fare anche dei sacrifici, che poi è quello che si fa quando si risparmia. Quindi darsi degli obiettivi, sapere perché uno vuole risparmiare e poi magari rinunciare a qualcosa tutti i giorni per avere di più domani.